Allora, siamo qui a Mosca con il nostro amico Alessio Rogna, originario di Torino, da tanti anni qui in Russia. 16. Io gli chiederei, a fronte di quello che sta succedendo in Ucraina, gli italiani che vivono in Russia hanno un riscontro negativo come immagine? Certamente l'Italia ne risente, ne risente, ne risentirà e ne ha risentito, nel senso prima il rapporto con gli italiani era un rapporto privilegiato, diciamo, Rispetto anche agle altre nazioni, sì, no? amichevole e privilegiato. Al momento attuale è una situazione che, diciamo, parlando con altri italiani che lavorano qui, parlando con tanti amici russi, la sensazione è di grande disappunto, grande delusione, come un amico che ti tradisce, un amico caro che ti tradisce, e sono rimasti molto molto delusi, e lo sono molto. I russi amano i prodotti italiani, amano la cucina italiana, amano venire in Italia. Adesso la maggior parte delle persone con cui parlo escludono categoricamente di venire in Italia per turismo, per shopping o cosa, e sono molto delusi, semplicemente questo. Non hanno Si sentono anche un po' traditi, diciamo, no? Abbiamo assolutamente, rapporti decennali. assolutamente traditi, molto traditi. Non sono ostili, assolutamente. Il popolo russo non è un popolo aggressivo o ostile come li definiscono, come li vogliono disegnare, assolutamente. Sono molto tolleranti e soprattutto con gli italiani sono molto amichevoli, ma sono molto delusi. Senti, i rapporti quindi tra gli italiani che vivono in Russia e l'Italia sono diventati molto più Beh, negativi anche per anche gli via italiani dei che sì. voli, economicamente, no? Per È venire in diventato molto più Italia. complicato, è diventato molto più In complesso pratica gli italiani che viaggiare. sono qui si sentono isolati un po' dalla madrepatria, diciamo. Assolutamente, anche perché anche solo guardando sul sito del consolato o comunicando con il consolato, i tempi si sono dilatati, cioè prima c'erano aggiornamenti costanti, adesso una volta al mese. Prodotti Per cui. italiani poi non se ne vedono quasi più. Ma prodotti italiani si vedono, solo che i prezzi sono aumentati molto. Sono aumentati molto per via della difficoltà nell'importazione, eccetera. Ed è molto calata la richiesta. Certo. Quando un amico ti tradisce, lo escludi. Certo. Inconsciamente escludi tutto quello che è connesso a quello. Anche conoscenti italiani che hanno ristoranti qui hanno visto i loro ristoranti calare Immagino. moltissimo l'affluenza, diciamo, per cui questo spiace, anche gli italiani che sono qui sono molto, la maggior parte sono molto delusi da tutto questo, perché non, siamo sempre stati trattati molto bene qui, Con i guanti, io direi. assolutamente, assolutamente. Tutto parlava d'Italia qui in Russia, più delle altre nazioni europee. Assolutamente sì, E ormai assolutamente sì. è E fatta. adesso ne parlavo alcuni giorni fa con amici, sono riusciti in alcuni mesi a cancellare, a formattare 30 anni di lavoro fatto a livello di amicizia, di Certo, di diplomazia, 30 relazioni, anni di certo. lavoro buttati in alcuni mesi. Va bene, grazie Alessio, sei stato È un molto piacere, gentile. Virgilio. Arrivederci. Фактически на две страны. Да, ну, вот до этого я как раз дойду. Allora, siamo a Mosca, qui abbiamo trovato una persona molto esperta dei problemi italiani, se non altro perché il papà è italiano, la mamma è russa, a Mosca da 20 anni, E soprattutto perché ho vissuto in Italia 27 anni. 27 anni, e oltretutto abbiamo notato che qui a Mosca ha un largo seguito di persone interessate ai problemi italiani e questo gli fa molto onore, ne siamo molto grati perché sei, mi permetto di darti del tu come Certo, collega, sei ovviamente.
un collega che onora, diciamo, il nostro paese facendolo conoscere ai più. E la domanda che ti faccio è questa. Io vengo da Roma. Una settimana fa ho fatto un servizio a Piazza Santi Apostoli a Roma, dove ho fatto un video, relativo a un'associazione di cittadini russi, mezzi russi, mezzi italiani. L'associazione si chiama Amici della Grande Russia, che è scesa in piazza perché trova ingiusto che il governo italiano ostracizzi, diciamo, un po' la cultura russa. Noi sappiamo tutti che la cultura è ponte tra i popoli, è la maniera migliore, è indolore, per cui i popoli possono dialogare cercando un costrutto di pace. Volevo sapere da te se anche i russi, diciamo, si comportano un po' come purtroppo si sta comportando il governo italiano. Categoricamente no, per la semplice ragione che sarebbe ben strano che qui in Russia qualcuno cerchi di abolire o cancellare, che so io, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, no? Tanto per dire solo i nomi, quelli più famosi. Nel senso che gli verrebbe da ridere semplicemente, ma come? Ma che qualcuno possa pensare seriamente di fare una cosa del genere. E invece è esattamente quello che sappiamo purtroppo viene fatto in Italia. Ma io direi che il caso emblematico in Italia, però, al di là adesso della storia di Gergiev, della Netrebko, il caso emblematico in realtà è stato proprio il primo, cioè quello di Dostoevskij. Perché poi dopo si è detto no, perché si cerca di cancellare qualunque cosa abbia a che fare con la Russia. Che è già di per sé sbagliato, ovviamente. Ma questo però, vuol dire cancellare parte della storia europea. Esatto. Il fatto emblematico, però, non è questo. Il fatto emblematico è che in prima battuta Dostoevskij è stato proibito di fare quel corso all'università sulla letteratura di Dostoevskij perché un certo funzionario, attenzione, non che ne so, del Ministero degli Interni, del Ministero degli Esteri, del Ministero del Commercio, no, del Ministero della Cultura, un singolo funzionario ha detto perché Dostoevskij non ha condannato l'invasione di Putin. E dopo, da ridere, dopo un paio di giorni, chiaramente qualcuno gli avrà fatto notare, guarda che tu non lavori al Ministero del Commercio, lavori al Ministero della Cultura, come minimo dovresti sapere quando è nato e quando è morto Dostoevskij. Allora poi da quel momento hanno cominciato a dire no, perché comunque noi togliamo tutte le cose che riguardano la Russia. Sì, ma ormai la frittata era fatta. Certo. Me la cosa che sconvolge non è neanche il fatto che ci sia questa cultura della cancellazione, che ripeto, per quanto mi riguarda è sbagliata a prescindere. Sì. Quello che mi sconvolge è che al Ministero della Cultura possano lavorare individui di questo tipo, con questo tipo di istruzione. Benissimo, non ho commenti, qui da Mosca è tutto. Basta, grazie. Eccoci di nuovo al centro dove c'è Tania Semenenko, la direttrice dell'Istituto Francoteca. Del Centro Culturale Francoteca. Sì. È un centro che si propone di fare da ponte tra le varie culture per agevolare, diciamo, il dialogo tra i popoli, che è la cosa più, credo, positiva che esista. Tra popoli, tra culture. Tramite la cultura, che è la cosa che io credo sia la più positiva che esista, per preservare la pace sul nostro povero, martoriato paese. Allora, Tania, facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto al mio collega Max Bernardini, anche la Russia si sta comportando come si sta comportando attualmente l'Italia nei confronti russi, cioè viceversa. In Italia purtroppo si sta tentando di fare dell'ostracismo nei confronti della cultura russa. Altrettanto la Russia sta facendo nei confronti dell'Italia?
Questa è la domanda. Devi tradurre. Россия ведет себя так же по отношению к Италии, как она, как Италия ведет себя по отношению к России, или нет, если вот резюмировать. И с культурной точки зрения. Вот. Это очень важное было замечание. È stato un commento molto importante. С культурной точки зрения. Потому что... Dal punto di vista culturale. Есть сферы, в которых мы всегда должны быть равнозначны. Например, это дипломатия, где правило паритета является основой. Per esempio, ecco, ci sono dei centri, delle istituzioni, come ad esempio la diplomazia, dove deve essere tutto, cioè deve essere tutto uguale per tutti. Sì. Да, и как не было бы больно, но люди вынуждены подчиняться этим правилам, этим законам, соблюдать конвенцию, несмотря на то, что мы непосредственно плотно работаем с дипломатами в том числе, и знаем, насколько было больно всем иностранным дипломатам, которые ждали почти месяц, попадут они в списки или нет, это было больно всем. И итальянцам, которые здесь, и русским людям, и ведомствам, которые должны были формировать списки, но от этого никуда было не деться. Sappiamo benissimo e condividiamo il dolore di tutti i diplomati, sia italiani che anche diciamo, altri diplomati europei, che noi diplomatici europei, che cioè, speravamo in meglio, speravamo che loro non sarebbero apparsi in queste liste di persone non grate, però ecco, abbiamo quel che abbiamo. Это были ответные меры. Sono state risposte, diciamo, in base alla convenzione. Diplomatica. То же самое в экономике. La stessa cosa in economia. Sì, ma io non voglio sapere dell'economia. Это переход. Культура. То же самое в экономике никуда нельзя деться. Но существует культура. Ecco, esiste la cultura appunto oltre l'economia, dice Tatiana. Да. И мы с этой точки зрения счастливые люди, потому что мы работаем в сфере культуры и более того в сфере культурной и народной дипломатии. Ecco, noi appunto lavoriamo in un ambito culturale e in un ambito, diciamo, culturale internazionale. И никто не может повлиять именно на этот вид дипломатии. E nessuno, qui veramente nessuno, può, diciamo, corrompere questo tipo di diplomazia. Если это идет от людей, se questo diciamo parte dall'individuo. И между людьми, и мы как институция культурная, которая пока, слава Богу, никто не может запретить делать наши объединяющие проекты, гуманитарные, культурные. Ecco, per fortuna, per adesso nessuno può vietarci il nostro lavoro, quindi nell'ambito culturale, nell'ambito, diciamo, Della cultura. Считаем, что именно в это время как раз с нашей стороны должна быть максимальная работа по строительству мостов, по поддержанию связи. Ecco, in questi tempi dobbiamo cercare in tutti i modi di costruire i ponti tra le nostre culture e fare tutto il possibile. Una domanda, la prossima. Dante lo mettete all'indice in Russia o la cultura italiana può continuare ad esistere in Russia? Non ho capito bene la domanda. Dante so chi è, ma non ho capito bene la domanda, purtroppo. Lo mettete, cioè, non ne parlate più di Dante, lo mettete all'indice, cioè vietate di parlare della cultura italiana? Dante так, я понял, окей. Обращаются ли так же с Данте, как обращаться в Италии с тем же Достоевским? Очень важный момент. Momento
importante. Sì. Не могут в Италии обращаться с Достоевским. Могут в каком-то месте Италии кто-то обратился так с Достоевским. Но это не Италия, это не итальянская нация, не популо итальяно. И в то же время в другом месте Италии, как мы знаем, идет обратный процесс, как случилось сейчас с Достоевским в Милане. Ответ был с юга Италии в Неаполе, да? Неаполе, по-моему. Sí. Sí. И это перевернуло ситуацию, потому что это включило sí. Человеческий момент. Permette agli italiani. Dunque, sì, sappiamo benissimo. Di capire. Sì, sappiamo benissimo che non sono gli italiani a trattare yeah. male Dostoevskij o qualsiasi altro autore russo. C'era un sì. incidente. Sì, ma è stato un individuo, cioè è stata una cosa, un caso, chiamiamolo a parte. Diplomatico a sì. parte. No. Dunque. Ma si insegnerà ancora Dante in Russia? Certo, la certo. letteratura italiana certo. ci sarà ancora. Ma io vorrei aggiungere che sì. le radio russe riproducono ancora le canzoni americane, italiane, quindi Celentano. Sì. Il lato culturale non è stato toccato. Ecco, questo no. è importante. No, мы показываем как раз, мы показываем, что что бы ни делалось, это все там временно, а мы будем продолжать усиленно за нас, за них продолжать показывать наши культуры, наши страны, показывать. Да. Vorremmo dimostrare che tutto ciò che accade è temporaneo, cioè noi continuiamo comunque a condividere diciamo la diplomazia, cultura. La cultura, cioè sappiamo benissimo che tutto ciò prima o poi finirà. Certo, quindi ufficialmente non c'è dialogo, però ufficiosamente continua il flusso culturale. Certo. Ecco, questa è una cosa molto importante. Grazie Tania, sei stata molto gentile. Vorrebbe aggiungere un'altra cosa. Sì. Мы знаем, что итальянцы, которые живут здесь у нас, и даже те, кто находится на официальных позициях. Sappiamo bene che gli italiani che vivono qui in Russia, che hanno, diciamo, che occupano dei posti ufficiali. Они очень рады, что мы не просто продолжаем делать эти программы, а мы их усиливаем, и мы говорим, что мы теперь будем их делать больше и делать чаще. Sì, sono molto contenti del fatto che noi continuiamo il nostro lavoro, ma non solo continuiamo, ma siamo in una fase di continuo sviluppo, quindi sì. ci miglioriamo sempre, sì, sempre di più. И это очень важно, потому что это дает надежду и им. И нам, но особенно им, потому что они здесь. Ed è molto importante perché, diciamo, dà sicurezza e anche una speranza, diciamo, a noi. Buonanotte. E a loro. E a loro. E a loro. Continua il dialogo sì. culturale, che è la cosa più importante. Esatto. E è l'amicizia tra i popoli. И это диалог человеческий, потому что для всех важно понимать и не просто думать, но видеть своими глазами, что невозможно разрушить человеческие связи, что русские люди и итальянцы мы очень близки и близки духовно, а такая великая культура, как вы сказали, и Данте, и Достоевский, что может на нее повлиять? События даже 100 лет не могут на нее повлиять. Это все временно, поэтому... Ecco, queste due culture immense, cioè la cultura italiana e la cultura russa, che hanno questi poeti come Dante in Italia, Dostoevskij in Russia, non possono, diciamo, essere nemiche eterne, non possono stare in conflitto. Siamo d'accordo. Ed è un, comunque, ripeto, una questione temporanea. И можно последний момент, когда идет атака на культуру. Quando si attacca la cultura, умные люди, они понимают, что. Le persone intelligenti capiscono che. Что это определенная программа, которая не может быть ответом санкциями на санкции или. Che diciamo che le sanzioni non possono. Diciamo, scavalcare l'intelligenza umana sì. non possono essere la risposta non possono essere la risposta da.
что это программа на то, чтобы разъединять людей. И questo è un piano ben preciso per dissociare le persone. И когда они это видят ясно, люди наоборот объединяются. Ecco, e quando appunto ciò lo si vede, le persone si uniscono. Поэтому этот сложный период он закончится скоро, и люди выйдут из него более сильными, уверенными и менее подверженными манипуляции, манипулированию. Questo periodo finirà ben presto e le persone ne usciranno ancora più unite, forti magari e forse anche acculturate. И в следующий раз уже нельзя будет повторить те же самые методы. Ecco. E la prossima volta sarà impossibile ripetere questa esperienza. Brutta esperienza. Sì. Спасибо. Много спасибо. Grazie. Grazie. Мы даже на беговую будем ехать, и там красиво.